Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale di Mr. Cube. Oggi siamo ancora con la nostra miniserie su FIFA e le skill. In questo episodio vi volevo annunciare che alla fine, non so quanti episodi saranno, comunque è una miniserie, penso altri due o tre. Alla fine appunto di questa miniserie faremo un amichevole, o con Vincenzo, con Marco, Michele, ripeto, è ancora fuori. Vedremo un po'. Un amichevole appunto su FIFA, skillando come dei malati, ovviamente non skill random, ma cose fatte bene, cose che ho imparato e spero abbiate imparato anche voi. Allora, oggi parliamo della skill, diciamo, un po' più odiata, almeno da me, penso anche da voi, se almeno siete dei malati di skill come me, perché non riesce mai. Allora, vi spiego un po' brevemente come si fa. E poi vi spiego perché non vi riesce. Andiamo a vedere la bicicletta o il rainbow. Molto 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 difficili. Sanno farlo giocatori solamente con 4-5 skill, ma non sempre riesce. Vediamo adesso il rainbow. Ecco come si fa. Questo sarebbe il rainbow. Non è facile da fare, non riesce sempre. Imparate a farlo nell'arena quando siete uno contro uno con il portiere, perché altrimenti riuscire a farlo durante una partita è impossibile. FIFA nel suo elenco, nel menu, ci dice di fare una volta verso il basso e poi due volte verso l'alto. Allora, supponiamo quindi che andiamo da sinistra verso destra, dovremo fare una volta a sinistra e due volte verso destra. Allora, deve essere un movimento molto molto preciso, perché l'analogico, girandosi a 360 gradi, è difficile trovare la posizione giusta. Però dobbiamo essere bravi noi. Movimento bello preciso. Subito dopo, velocissimo, le due volte verso destra. C'è la rainbow, la bicicletta normale, in cui si porta la palla molto in avanti, e anche per questo è difficile la riuscita in partita con gli avversari. E poi c'è anche un altro tipo di bicicletta che comunque i giocatori un po' più, diciamo, forti e bravi con le skill riescono a fare, che è questa. Vedete, è anche un po' molto esteticamente anche più bella, però non dipende da voi assolutamente, perché si fa nello stesso identico modo della bicicletta di prima. Quindi, diciamo, decide il giocatore. Come dicevo prima, è una skill che fa molto molto arrabbiare e innervosire, perché non vi riuscirà. Sì, non vi riuscirà. Questo perché lo dico? Perché se lo provate a fare nell'arena o durante l'allenamento, sicuramente su 10 tentativi 7 volte 8 volte vi riesce. In partita invece su 10 tentativi vi uscirà massimo tipo 2 volte. Questo perché è molto importante la posizione del giocatore, perché in base alla posizione del giocatore dovete muovere la levetta. Non è come il doppio passo, che basta muovere quasi a caso la levetta, ma dovete essere molto precisi. Ripeto, l'appuntamento sul canale la settimana prossima, vi aspetto. Non so cosa farò ancora, quale skill, se magari voi volete vederne qualcuna, ripeto, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Alla fine della miniserie, ripeto, faremo una amichevole in cui faremo un sacco di skill, cercheremo di dare spettacolo, diciamo, un po' a tutti voi spettatori. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su e un commento, ripeto, in descrizione trovate le pagine di Facebook e Instagram, iscrivetevi al canale. Bella ragazzi!